L'obiettivo del video di oggi è di riflettere assieme su quali sono le reazioni normali di fronte a quello che nella psicologia dell'emergenza viene chiamato un evento critico. In particolare ci soffermeremo su quelle che sono le fasi di elaborazione di un evento. Perché sto parlando di emergenza e di evento critico? Beh, stiamo affrontando un'epidemia. È un evento naturale, definibile come emergenza. L'emergenza è tale perché è necessario attivare delle risorse fuori dall'ordinario. In particolare, l'emergenza è una situazione in cui stiamo affrontando un pericolo che può creare dei danni sia alle persone che alle cose. Pensate ai rischi per l'economia italiana. Insomma, è una situazione che sicuramente ha creato e continua a creare sconvolgimento, preoccupazione, paura. La pandemia da coronavirus, quello che nel linguaggio della psicologia dell'emergenza si chiama evento critico. La pandemia ci ha stravolto la vita in un modo improvviso, urgente, travolgente, ci ha messo nella condizione di perdere quella illusione di controllo degli eventi, della nostra vita, ci ha messo di fronte a delle reazioni emotive spesso esagerate, intense, prolungate, insomma, ci ha messo di fronte alla portata importante di emozioni. In più, essa comporta costantemente la percezione di una minaccia all'integrità fisica e forse anche psicologica. Insomma, ci sentiamo tutti enormemente più vulnerabili. Questo evento sfida le nostre capacità di affrontare le avversità, sia come individui che come comunità. E gli effetti che saranno nel breve, nel medio, nel lungo termine riguardano tutti, riguardano i più fortunati e i più sfortunati, dai più ricchi ai meno ricchi, riguardano noi come singoli, la nostra famiglia, la nostra comunità e il tessuto sociale più ampio. Ma allora che vuol dire? Che siamo tutti traumatizzati? Che siamo tutti male? Che cosa ci capiterà? Questo non possiamo dirlo con certezza perché il modo in cui ciascuno di noi reagisce alle avversità è legato a molte variabili che sono sia di carattere individuale che collettivo. Credo che ce la possiamo fare, ma ce la possiamo fare anche nella misura in cui ognuno di noi, si dà modo di fare attenzione. Attenzione a cosa? Attenzione a quello che ci sta capitando dentro, prima di tutto. Allora, sicuramente è utile sapere che ci sono delle fasi relative alle reazioni individuali e collettive ad un evento critico. La prima fase è lo shock. È quello che tutti noi abbiamo provato nelle prime settimane, direi, cioè in quella fase in cui non si capiva se questa storia era vera, non era vera, se era grave, non era grave, si chiude, non si chiude. Sembrava di essere un po' dentro un film. C'era un senso di irrealtà, di confusione, di disorientamento. Non è un caso se a tutti ci è voluto un po' per renderci conto che in effetti la pandemia c'era. E stava avendo dei numeri importanti in termini di vittime, ci stava mettendo a rischio tutti. Ancora adesso ci sono persone che sembrano non aver capito che quello che sta succedendo è vero
nel comportarsi mettono a rischio loro stesse e le persone che hanno vicino. Quindi la prima fase è lo shock. La seconda fase è l'impatto emotivo. È il momento in cui arriva bene, è un treno, ci colpisce, fa male e allora arrivano tante emozioni, sono tante, sono diverse, sono forti, c'è la tristezza, c'è la paura, c'è la rabbia, c'è la confusione, c'è l'ansia per il futuro e che ognuno ci metta le sue. Poi arriva la terza fase, che è quella del fronteggiamento. È quella fase in cui ricominciamo a pensare. La razionalità diventa più di nuovo forte, siamo molto attenti a raccogliere informazioni, siamo attenti a valutarle, ci confrontiamo, ci chiediamo come affrontare la situazione, che cos'è che ancora è in nostro potere fare. Insomma, cominciamo a reagire in una maniera che diventa produttiva. Queste tre fasi sono naturali, riguardano tutti individualmente e come gruppo, come comunità. E allora che possiamo fare? Beh, mi sembra importante, per esempio, chiederci: ma io in che fase sto? E poi questo comporta il riflettere più in generale sul che cosa penso. Che cosa sento? È importante fare attenzione a quelli che sono i processi cognitivi, emotivi, relazionali, comportamentali che si possono attivare di fronte a situazioni eccezionali, a situazioni che ci portano fuori dal nostro ordinario contesto di vita, situazioni che sono eventi critici. Perché? Perché questo incide sulle nostre capacità di adattamento e quindi sulla nostra possibilità di coltivare il nostro benessere, e quello della comunità piccola, grande a cui apparteniamo. L'aspetto più, importante su cui voglio focalizzarmi fin da subito sono le emozioni, quelle che poi caratterizzano maggiormente la seconda fase. Beh, le emozioni ci sono tante, ci può essere la rabbia. Io a tratti mi arrabbio moltissimo per la situazione. E ho anche molta paura, paura per me, paura per gli altri. Mi sento, impotente, rispetto al che cosa posso fare, ma farmi questa domanda comporta per me la possibilità di trovare delle strategie che mi aiutano a affrontare il senso di impotenza. Tutte queste emozioni, come le tante altre, io non le sto nominando tutte, sono per lo più delle reazioni fisiologiche a quello che ci sta succedendo. Questo evento improvviso ha toccato l'idea di come le cose dovrebbero andare, ha rotto le nostre routine, ci ha dimostrato che non abbiamo nessun controllo, sulla vita, che la nostra vita può cambiare dall'oggi al domani così. E, per alcuni la pandemia ha comportato e comporta delle perdite. Perdite umane, c'è chi ha perso i propri cari, la perdita del lavoro, la perdita economica, l'impossibilità di garantire la sussistenza alle persone che amiamo. Per alcuni comporta il confronto diretto e continuo con la morte e con il rischio di morte. Beh, capite che tutto questo sollecita enormemente delle emozioni, emozioni anche forti. Per coltivare il nostro benessere occorre prima di tutto fare attenzione a queste emozioni, riconoscerle e accoglierle in qualche modo come naturali. Se poi però ci rendiamo conto che queste emozioni sono molto intense, sono molto prolungate, ci creano dei disagi, ci rendono difficile o impossibile dormire,
impediscono di avere una normale vita di relazione, piuttosto creano e stimolano tensioni e conflitti. Se insomma ci rendiamo conto che in certi momenti ci ritroviamo a rischiare di fare cose di cui ci potremmo pentire, beh, allora forse è il caso di chiedere aiuto. Chiedere aiuto a un professionista, e sto parlando di psicologi, non vuol dire essere pazzi, non vuol dire infilarsi in un percorso che sarà interminabile. C'è uno specifico tipo di intervento che si attiva in situazioni come quella in cui noi ci troviamo, che è il primo soccorso psicologico, ed è un intervento specifico che è finalizzato ad alleviare quel disagio acuto in cui tutti noi ci possiamo trovare quando siamo travolti da risposte emotive che sono normali in situazioni estreme, soprattutto nelle prime fasi dell'impatto di un evento critico. Beh, noi ci siamo pienamente dentro. Ricordiamoci che questa pandemia è ancora in corso, non siamo fuori dall'evento critico, ci siamo dentro totalmente. Questo allora vuol dire che forse possiamo anche pensare, se ne sentiamo l'esigenza, che va bene chiedere aiuto. Se volete farlo, ricordate che esistono dei servizi gratuiti che vengono messi a disposizione dalle regioni. E allora guardate i siti della vostra regione. E in alternativa, in aggiunta, guardate i siti del CNOP, che è il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Fate riferimento, insomma, a professionisti che hanno una certificazione. Questo perché vi proteggete, è una forma di protezione. Come chiudiamo questo video? Col compito a casa. Il mio compito di oggi è: prendete il vostro quaderno, quello che spero abbiate iniziato già dalla volta scorsa. Prendete il vostro quaderno e riflettete, scrivete, raccontate com'è andata per voi individualmente dal momento del lockdown, dal momento in cui Conte ci ha detto: signore e signori, l'Italia chiude. Non sappiamo per quanto tempo. Ecco, quello che vi invito a fare è a riflettere sull'impatto che ha avuto questa richiesta, che è fortemente destabilizzante, almeno in una primissima fase, e soffermarvi su pensieri, emozioni, azioni, comportamenti, in modo da cominciare a focalizzare meglio che cosa vuol dire questa emergenza per ciascuno. Alla prossima!